Non soltanto quote societarie, titoli e denaro, sono le stesse aziende di famiglia ora a dover chiudere i battenti. Il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania su ordine della Procura riguarda infatti anche l'impero imprenditoriale della famiglia Bosco, leader nel settore dei prodotti surgelati e molto nota nel capoluogo etneo per le sue società di catering e le sue catene di supermercati, un patrimonio da circa 20 milioni di euro. Il provvedimento segue di alcuni giorni l'operazione Money Lender della squadra mobile di Catania che il 25 febbraio ha portato all'arresto di 24 persone accusate di estorsione ed usura. In manette anche diversi esponenti della famiglia Bosco, accusata di avere gestito negli anni una vera e propria banca parallela e illegale. Le indagini avviate nel 2009 dopo le denunce di alcuni imprenditori caduti nel giro di usura hanno rivelato infatti che gli imprenditori catanesi gestivano in uno dei loro supermercati una sorta di centrale dei prestiti illegali, finanziando commercianti e imprenditori in difficoltà per oltre 1,5 milioni di euro e con tassi che arrivavano al 140% l'anno. Un giro confermato anche da alcuni collaboratori di giustizia, che agli investigatori hanno parlato anche dei contatti fra i Bosco e i clan mafiosi. I dipendenti della società di servizi J-SIP da 2 mesi senza stipendio hanno deciso di scendere in strada con un corteo che ha attraversato tutto il centro della città, con un concentramento a Piazza Croce e un serpentone lungo Via Libertà, Via Ruggero VII e Via Maqueda sino alla sede del comune in Piazza Pretoria. La manifestazione di protesta era stata annunciata 2 giorni fa al termine dell'assemblea che si è tenuta all'Istituto Don Orione di Via Pacinotti e che ha visto una spaccatura tra i sindacati. In piazza infatti sono scese le sigle sindacali autonome ALBA, UGL, M, Conflavoratori, CISAL, USB, ASI e CISAS, ma non CGL, CISL e UIL. Ad esasperare gli animi, quello che i sindacati autonomi hanno definito un atteggiamento di immobilismo da parte del comune di fronte al disagio dei lavoratori attualmente in cassa integrazione che non hanno ricevuto lo stipendio di gennaio e di febbraio. In realtà dal comune una risposta era già arrivata nei giorni scorsi. Secondo il sindaco Orlando, la battuta d'arresto sarebbe stata prodotta dal commissariamento dell'INPS. È proprio dall'Istituto di Previdenza che si attende la firma che sbloccherebbe le erogazioni, visto che le somme necessarie, spiega ancora il sindaco, sono state già trasferite. Al di là del ritardo nel pagamento degli stipendi, i sindacati continuano però ad esprimere perplessità e preoccupazione sul futuro della società e a chiedere il ritorno al lavoro a tempo pieno di tutti i dipendenti e il rispetto degli accordi sottoscritti con il comune. 200 anni di storia ma anche di impegno al servizio dei cittadini. Le origini dei carabinieri risalgono al lontano 1814, ai tempi dei carabinieri reali istituiti da Vittorio Emanuele I di Savoia. Ma fu proprio il 6 marzo del 1861 che nacque la legione dell'arma carabinieri di Palermo, ben 153 anni fa. Un impegno non solo a servizio dell'ordine pubblico ma anche e soprattutto a favore di quell'impegno sociale richiesto dai tanti fatti accaduti nel corso del tempo. Un evento tutto siciliano, quello che si è svolto 2 giorni fa a Palermo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'arma dei carabinieri, giornalisti e personaggi quali il regista Giuseppe Tornatore e il maestro Mimmo Cuticchio. Per celebrare il bicentenario dell'arma dei carabinieri, inoltre, è stata inaugurata la mostra dal titolo I carabinieri in Sicilia tra passato e presente in via Principe di Granatelli 35, un itinerario che ripercorre le tappe dell'evoluzione dell'arma nell'isola attraverso cimeli e ricordi che testimoniano l'effettiva presenza dei carabinieri nella vita sociale e culturale dei cittadini. Quella di Palermo è un'area fuori legge, questa è la denuncia di Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi, che punta il dito contro il governatore Rosario Crocetta, colpevole a suo dire di non aver operato le giuste misure per salvaguardare la qualità dell'aria. Contrastare con la cultura dello sport ogni forma di violenza e discriminazione. Questo è l'obiettivo primario della manifestazione La legalità vince sempre, che si svolgerà domani nel centro sportivo Bonagia. Il calcio femminile e la Ludus Palermo si fanno carico di testimonial della giornata e nel frattempo chiedono un aiuto per continuare a dar linfa al sogno sportivo originale, quello di poter continuare ad alti livelli e perché no, un giorno raggiungere quello delle altre nazioni.